Ciao lettori, sono Pachito, nuova video recensione. Il libro del quale parliamo oggi è questo, quello di Patrizia Rinaldi, Guaio di notte, edito da Rizzoli. Come d'abitudine, apriamo questo video con un grazie alla casa editrice che ci ha dato la possibilità di leggere e recensire questo libro. Parto da un presupposto: Patrizia Rinaldi è un'autrice che mi piace davvero tanto e non fa che confermare romanzo dopo romanzo le sue qualità di autrice, sia dal punto di vista della storia, quindi della trama, del plot narrativo e dei vari sviluppi, ma soprattutto della cifra stilistica. In questo caso consideriamo questo il primo capitolo di una nuova serie che ha per protagonisti due personaggi molto interessanti, da un lato la signora, dall'altro Andrea. Comincio con quest'ultimo personaggio e vi invito a fare molta attenzione perché questo nome, Andrea, è ambiguo. Il personaggio è uomo o donna? Al lettore il compito di scoprirlo. Posso sicuramente dire qualcosa in merito al passato di questo personaggio, un passato fatto di privazioni, un passato fatto di sofferenza, un passato che di tanto in tanto ritorna in maniera prepotente ed è quello che accade alla signora. Questi due personaggi sembrano infatti due numeri primi, sembrano due rette parallele destinate a non incontrarsi mai, invece il caso, o forse il destino, vuole che queste due entità debbano vivere questa avventura che mi piace considerare una sorta di road movie letterario. Già perché i due personaggi si muovono all'interno di una città, Napoli, che viene tagliata dall'autrice in maniera trasversale. Si parte dai quartieri bassi, quelli più umili, si arriva fino a Posillipo, alle zone nobili della città partenopea. Città che in questo caso possiamo considerare un autentico personaggio con tante cose da dire e soprattutto tanti spunti di riflessione per i personaggi, ma anche e soprattutto per il lettore. Un'altra delle parole chiave è senza dubbio la parola genealogia, infatti il nome Achille Livornesi aprirà al lettore una serie di porte da attraversare con fiducia o forse no, già perché Patrizia Rinaldi crea una trama anche molto elaborata nella quale bisogna fare grandi attenzioni a tutto quello che viene detto, ma soprattutto a tutto quello che viene scritto. Però vi assicuro che poi tutto tornerà. Magari un particolare che troverete a pagina 23 ritornerà improvvisamente a pagina 201 e vi renderete conto che un cerchio verrà chiuso. Dal punto di vista tecnico, mi piace molto l'utilizzo dei dialoghi, la narrazione va avanti anche e soprattutto grazie ai discorsi diretti e a tutta una serie di articolate inquadrature, già perché si ha la sensazione di avere una sceneggiatura tra le mani con il lettore che realmente vede tutto quello che accade. Senza dubbio, un libro imperdibile per gli amanti del noir, ma non solo, un libro assolutamente imperdibile per coloro i quali vogliono essere intrattenuti da un libro. E fate attenzione perché utilizzo questo termine con cognizione di causa, perché la parola intrattenimento non deve creare confusione, non parliamo di una letteratura superficiale, anzi, al contrario, vi sono degli spunti di riflessione molto interessanti, ma sono inseriti all'interno di un contesto che permette al lettore di rimanere incollato alle pagine di questo libro. Libro che vi mostro nuovamente, eccolo qua, Patrizia Rinaldi, Guaio di notte, edito da Rizzoli. La video recensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!